Buongiorno, allora qui mi state scrivendo già in tante per capire proprio le nozioni clou della base e quindi perché non fare proprio una lezione sulle regole di base, vale a dire fondotinta, fissaggio, come si stende e qual è la maniera migliore per ottenere un buon effetto. Allora, qual è intanto, ora sono senza assolutamente niente, docciata e fonata. Qual è la prima cosa che vi occorre necessariamente affinché il fondotinta renda bene? È l'idratazione. Se voi applicate un fondo su una pelle che non è idratata, il fondotinta è composto da una parte idratante e da una parte pigmentata. La pelle andrà ad assorbire la parte idratante eccessivamente e vi segnerà, ci saranno tutti i buchini di pigmentazione, quelli a volte sono dati dalla pelle che assorbe e va a togliere. La parte idratante che in realtà vi serve per mantenerlo elastico durante la giornata. Ora, allora io non vi parlo di marchi, ma vi parlo di consistenze. Consistenze troppo nutrienti, come ad esempio queste un po' corpose, sono consigliabili se volete la notte se cambiate la crema, ma non durante il giorno perché poi andrebbero a rendere eccessivamente grasso il fondotinta, a meno che non abbiate una pelle super secca. Ci sono delle creme invece proprio a base di acqua che quindi possono essere adatte appunto perché è una pelle molto molto grassa che hanno un rilascio graduale durante il giorno. Per me le vie di mezzo, cioè, io avendo una pelle mista, la via di mezzo funziona sempre. Io prediligo sempre le consistenze in gel e che siano morbide e non troppo grasse. Di norma tendo a applicarla con il pennello stesso con il quale poi andrò ad applicare il fondo. Perché? Perché mi rimane sul pennello poi la parte idratante con il quale il fondo rimarrà un pochino più elastico. La crema non è un contorno occhi, è quella la zona che va maggiormente idratata perché è quella soggetta a mimica facciale che quindi si può segnare. Ad esempio io di norma utilizzo sempre la Fast Response di MAC, ma delle creme contorno occhi idratanti ne potete utilizzare di diversi tipi e qui picchietto per far assorbire i principi attivi. Non andate mai verso il condotto lacrimale perché potrebbe entrare e farvi lacrimare, quindi l'occhio si arrossa. Quindi crema e contorno occhi davvero fondamentali. A prescindere dalle marche, l'importante è che non siano troppo troppo grassi. Aspettate un pochettino che si asciughino. Argomento fondo. Di fondi ne avrete visti tantissimi. Fondi liquidi, fondi stick, fondi nel cake. Ora dipende dal tipo di pelle che avete. Il liquido vi permette una maggiore gestione del prodotto perché lo possiamo opacizzare di più, lo possiamo stendere di meno e ci possiamo quindi giocare. Quali sono quindi le regole per avere una buona stesura del fondo e un bel effetto? Allora, partiamo dal tipo di soluzione per stenderlo. Abbandonate le mani, no, perché come vi ho detto altre volte, le mani possono essere grasse, cioè c'è il sebo cutaneo o comunque avete toccato la crema e vanno ad alterare la composizione del fondo stesso. Potete utilizzare o i beauty blender oppure i pennelli, che ce ne sono di diversi tipi da fondotinta. Ricordatevi una cosa: più andate a spingere il prodotto, più la copertura sarà alta, quindi se io vado con una spugnetta asciutta a fare questo, ci sarà una copertura maggiore. Se vado col pennello a fare questo, ci sarà una copertura maggiore. Se la spugnetta invece la bagniamo con l'acqua e la passiamo, lo diluisce. Stessa cosa con il pennello se farò dei movimenti circolari. Per quanto mi riguarda, la migliore soluzione di stesura è in realtà un mix dei due. Io parto sempre con il pennello per stendere la maggior parte del prodotto. Dopodiché, però, con la spugna andrò ad insistere negli angolini dove la spugna non riesce ad arrivare. Qui vicino, qui a sfumare vicino alle sopracciglia. Ah, una cosa fondamentale. Se voi passate la crema anche sulle sopracciglia, quando le andate a disegnare non ci sarà aderenza di prodotto, cioè se io passo l'eyeliner o la matita per le sopracciglia, il prodotto scivola via. Quindi con un cotton fioc, se andate con troppa crema nella zona perioculare, con un cotton fioc e uno struccante cercate di pulire quella che è il pelo delle sopracciglia per poi disegnarle. Il fondo non arriva mai dove c'è il correttore perché il fondo è modulato
per andare a coprire l'incarnato e omogenizzarlo, non per coprire le occhiaie, oltre al fatto che vi troverete con molte più righe. Perché pensate, se mettete il fondotinta e poi applicate il correttore, a parte che ci sarà un doppio strato, ma proprio sono due miscele completamente diverse. Mi avete chiesto anche, ma va prima il correttore o prima il fondotinta? Allora, per Marianna va prima il fondotinta, perché il fondotinta vi serve ad omogenizzare. Come avete visto, il correttore deve essere invece chiaro e contrastare il blu dell'occhiaia. Se io facessi questo discorso del correttore prima e dopo mettessi il fondotinta, andrei a togliere questo effetto. Quindi io passo prima il fondotinta. Ricordatevi, vedete, anche se il colore è giusto, io un minimo farò questo. Ma qui vi do anche un'altra chicca. Non dimenticate anche di fare questo. Cioè, le orecchie vanno sempre un pochino tonalizzate. A maggior ragione se avete i capelli legati, perché io faccio questo. Poi dopo un po' le orecchie casomai mi si arrossano e ho il viso coperto e le orecchie tutte rosse. Fase correttore. Allora, abbiamo visto che si può mettere con l'aranciato, che la copertura è maggiore, e però se volete un effetto bellissimo, sì. Se volete un effetto invece da tutti i giorni, come vi ho detto, ci sono già quelli premiscelati. Io ne passo praticamente qui nell'incavo, ma non vado proprio attaccata alle ciglia. E con un pennellino o con una spugnetta o in questo caso anche col polpastrello andrò a picchiettare. Allora, se io passo prima il correttore, non ho possibilità poi di andare a sfumarlo con il fondotinta. In questo modo invece io posso andare con il fondo, vedete, a creare delle zone di luce. Anche la palpebra mobile dovrà essere lavorata e preparata per aderire per far aderire bene le polveri. Allora, ci sono dei primer per non caricarvi il beauty, ovviamente sarebbero più indicati, ma se volete creare un effetto comunque di preparazione, potrete farlo leggermente con un po' di correttore, ma steso veramente, veramente tirato molto. Questo vi servirà a dare chiarore alla palpebra mobile, a neutralizzarla, ma ricordatevi che questa cosa va fissata bene, perché altrimenti la parte idratante vi fa fare le righe dell'ombretto per tutto quanto il giorno. Ora si può incipriare. Non fate mai l'errore di passare il fondo, incipriare e poi il correttore. Ricordatevi sempre che prima vanno le creme e poi vanno le polveri. A cosa serve la cipria? La cipria serve fondamentalmente per due concetti: asciuga e fissa. Perché? Se voi vi toccate dopo il fondo, sentite come se avete messo una crema e sentite l'effetto molto pesante. Questo, col passare delle ore e la mimica facciale, farà addensare, vedete, io sono ancora lucida qui, qui e qui, ma oltre a quello farebbe addensare all'interno delle righe di espressione il prodotto perché si muoverebbe. La cipria invece va ad asciugare e fissa in quei punti il fondo che voi avete messo e opacizza, perché chi ha una pelle soprattutto grassa o mista tenderà a fare l'effetto della zona T lucida. Con la cipria invece evitate questo problema. Di cipria ne possiamo trovare compatte, in polvere libera, tonalizzate. Mi avete chiesto anche lì diverse persone che tipo di colore di cipria posso prendere. Tagliamo la testa al toro, visto che dobbiamo partire in maniera tranquilla e imparare a truccarci. Sceglietene una invisible, neutra, che potete passare sopra il vostro fondo e non vada ad alterare il colore, che quindi abbia semplicemente una funzione di fissaggio e di opacizzazione. Mi raccomando però che non sia un invisible che sbianca, perché le buone ciprie trasparenti non devono proprio lasciare colore, quindi passatela sulla mano, sentite se sbianca, cioè vedete se sbianca, in quel caso no. Io oggi vi utilizzo una sciolta di Inglot e la vado a passare col pennello in maniera delicata. Ora, vi avrete sentito tanto parlare del baking, cioè quell'effetto, l'avrete anche visto nei vari video, di cipria tantissima qui sotto, perché si trucca l'occhio, dopo la cipria sotto può evitarvi di far cadere i pigmenti, si spolvera e qui rimane tutto bello, luminoso e tirato. Mai cosa più sbagliata per le persone vintage,
come la sottoscritta, nel senso, se avete un viso che tende a segnarsi e andate con una cosa che va a seccare, vi troverete proprio crepate sotto gli occhi, quindi il fissaggio deve essere molto molto leggero per evitare invece di aggravare la situazione. Io quindi sotto gli occhi andrò proprio a fare questo in maniera molto molto leggera. Ricordatevi anche sopra le palpebre se avete passato un prodotto da asciugare e sul resto del viso. Deve essere impercettibile. Per chi è amante di di una copertura molto più alta di fondotinta, se scegliete fondotinta liquidi, sono modulari, quindi la maggior parte ormai. Quindi io sarei potuta andare con più prodotto o l'avrei potuto stendere con la spugna in maniera più consistente e avrei avuto una copertura più alta. Per quanto mi riguarda, il mio consiglio personale è passare un fondotinta di media copertura. Dove vi serve andate a intervenire con il correttore, perché ci sono zone centrali o zone tipo questa che non avranno bisogno di una copertura molto alta. Però per chi ha macchioline, brufoletti, lì andate col correttore. Non rischiate di fare un mascherone per andare a coprire casomai un'unica zona. Fatto ciò, è il momento in cui potete andare con la vostra tanto amata terra. Allora, abbiamo capito che la terra non si utilizza mai come cipria, si deve sempre mettere la cipria prima. E mi avete chiesto: ma come si utilizza la terra? Faccio male a passarla su tutto quanto il viso? Allora, no, si può passare su tutto il viso, ma il che significa? Non in tutte le zone del viso, perché la terra vi deve andare a dare appunto l'effetto abbronzato, cioè a scaldare alcuni punti. Se voi lo fate su tutto, non avrete un effetto tridimensionale. Scegliete sempre delle terre non troppo rosse, ma nemmeno troppo gialle. Appunto, rimanete su un effetto bronzato. Ci sono sia opache che luminose. Questo è l'effetto della bronze, cioè vi va a tonalizzare, a scaldare, ma non esce troppo l'arancio. Perché se io dopo voglio mettere un blush sopra ed ho una terra che è tanto tonalizzata, poi mi viene un effetto di colore completamente alterato. Quindi la terra dove va passata? Sicuramente sotto lo zigomo, sicuramente deve andare a scolpire quest'area, ma sotto l'occhio, ad esempio, non ci deve andare perché deve rimanere l'effetto del correttore e della luminosità che abbiamo dato. Va passata sicuramente nella zona dell'ovale. Ovviamente fate attenzione al tipo di ovale che avete. Io che ho una fronte veramente tanto ampia, la passo anche qui. Ma se avete una fronte un pochino più bassa, un'attaccatura dei capelli più bassa, cercate di evitarlo. La passerò anche sul naso e un pochino qua sotto. Valutate anche il vostro fototipo. Io sono bianca bianca. Se io andassi con una terra troppo, poi si vedrebbe completamente tutto. Se io invece vado con un effetto tipo questo, vedete, rimane la tridimensionalità quell'altra parte. Fatto tipo questo, rimane la tridimensionalità, ha un effetto un po' più abbronzato, ma rimango comunque naturale. Sempre gusto vostro, eh? Questi sono i consigli che per la mia esperienza funzionano. Con la terra posso anche andare a fare questo, cioè a dare tridimensionalità nella piega palpebrale. Vedete, in questa maniera qui sono più tonalizzata, più calda, ma più regolare. È tridimensionale come effetto rispetto a qui che c'è soltanto il fondo. Se io la terra l'avessi data dappertutto, avrei perso ed annullato completamente questo, oltre al fatto che si sarebbe proprio vista la mascherina. Abbiamo abbronzato, possiamo dare un colore adesso, andare a tonalizzare e andiamo grosa oggi. E colorate soltanto, non vado a colorare quest'ombra che ho fatto, ma vado a colorare, fate un fioretto così. Come ho detto anche l'altra volta, il blush non deve arrivare cioè sulla tempia, deve andare leggermente a sfumare in quest'area, ma non dovrà andare qui. La terra ci può andare perché in realtà vi vado ad abbronzare, ma se io per dirvi uso un blush rosa, il rosa qua sopra non ha senso. Se volete potete andare a dare un illuminante. Gli illuminanti stessa cosa, ce li abbiamo liquidi, ce li abbiamo in polvere. Se io avessi voluto utilizzare quello liquido, sarei dovuta intervenire prima del fissaggio. Ora che abbiamo fissato, vado con uno in polvere, in questo caso di una palette di illuminanti di MAC. Come vi ho già fatto vedere, l'illuminante va passato in maniera molto delicata. E lo passo soltanto qui. Può essere utilizzato lo stesso illuminante anche al posto dell'ombretto. Più o
meno coprente, vi ho detto, lo potete gestire voi. Ma se fate questi passaggi e la base vi risulta bella, può essere anche stessa un trucco, appunto, come in questo caso, mascara e un po' di gloss. Ricordatevi che per acquistare un fondo che faccia per voi, non andate a provarlo sul polso in alcuni punti. Il fondo, dopo un po', appena l'avete messo, tende ad ossidarsi, cioè si può scurire o schiarire o tirare fuori un po' di arancio. Quindi la cosa migliore è andare in un negozio di trucchi, non vi dico proprio profumeria, dove il prodotto ve lo provino sul viso, uscito alla luce naturale. Guardatevi, tenetelo un'oretta, andatevi a prendere il caffè. Dopodiché, se l'effetto vi piace, lo andate a prendere, ma evitate di fare acquisti che poi non vanno bene, insomma, per il vostro tipo di pelle. Spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo tutorial.